Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come dice il titolo, ovviamente aprirò 20 pacchetti di figurine Giro d'Italia Amore Infinito. Devo essere sincero, ce le ho qua da sabato, ma poi dovuto lavorare sabato. Ieri, come avete visto, tanto sto cominciando ad aprire, ero a Treviglio a gareggiare, quindi insomma non ho potuto aprirle, quindi la apro stamattina e facciamoci anche il video. Allora, intanto volevo farvi vedere prima cartolina la maglia nera del giro. Non credo che non viene più assegnata, però mi ricordo che fu assegnata un po' di volte. Questa è una rivisitazione moderna di questa maglietta. Vediamo le figurine che troviamo dentro. Se cosa troviamo? Allora, troviamo Dario Cataldo, Alexis Gurjard, questo è doppio sicuro perché me lo ricordo, Niemek, Kutsesov e Simone Andretta. Allora, calcolate che non è che io dal primo video non ne ho più aperte altre, ne ho aperte altre, diciamo adesso ne ho un po' di più e le apro insieme a voi, però chiaramente le ho aperte anche altre, quindi sono andato avanti con la collezione e questo mi sembra logico, insomma. Allora, vediamo intanto la cartolina, è una tappa, è Tolmezzo Sappada, io questa memoria non ricordo se ce l'ho, poi vedremo. Allora, intanto Manuel Senini, Alexandre Genini, Manuele Mori, questi molti non ne ho, Navas Kauskas e George Pridel, perfetto, perfetto. Siamo a due, ne mancano di più, perché io ho messo 20, ma in realtà sono, credo, 22. Credo 22, perché proprio la Gazzetta mi sembra che l'abbia dato in regalo, quindi i miei amici comprando il giornale, la mia ragazza soprattutto mi ha fatto un bel regalo, me ne ha regalate una paccata. Team Education First bicicletta. E poi Vincenzo Albanese dovrebbe essere doppio, però. Team Sunweb, Andrei Zeitis, Julian Cardona e José Goncalves. Quindi perfetto, e siamo a tre. Ne manca veramente una catervata. Non so quanto durerà questo video. Sicuramente un bel po'. Vediamo adesso l'altra tappa. Intanto Ferrara Nervesa della Battaglia come planimetria, diciamo come cartolina. Poi Christopher Jules Linsen, Prato Nevoso, questa è la tappa di quest'anno, la località più che altro. Poi Kreuziger, Steph Clement e poi la squadra à jeu de jeu, la Mondiale. Mamma mia, con le pronunce, che roba! E andiamo avanti. Ah, questo è doppio per forza. Il primo è doppio per forza perché l'ho visto prima, la cartolina della Lotto Sudal. Questo è doppio perché l'ho visto prima. Ed è Lopez, l'ho visto poco fa. Rui Costa, che non è quello che gioca nella Fiorentina. Armé, Diego Rosa e Druyker. Perfetto. Andiamo avanti. Qua ancora ce n'è. Il problema è che poi dovrò dividerle tutte. Il problema è quello che le dovrò dividere tutte per numero. Quello è un disastro. Astana Pro Team, bicicletta. Ornò de Mar, l'idolo di mio padre, Francesco Moser, Simon Yates, Andrei Amador, che non è quello che fa i polli. Parola di Andrei Amador. Che cazzate che sto dicendo? Brendan Clentin. Mamma mia, i Clentin, sono io un Clentino. Queste battute. Allora, poi. Mamma mia, qua. Questo sicuro ce l'ho, non ricordo. Come c'ho anche questa cartolina che è dell'Androni Giocattoli, sono sicuro perché me la ricordo. Comunque, Beram, Abbiategrasso,
Niemek, se avevo qualche dubbio su Niemek doppio prima me lo sono tolto perché è doppio sicuro. Mike Tuninsen e Ercole Baldini. Finalmente ho trovato due Hall of Fame, non ne avevo ancora trovati, avevo trovato solo le due prime pagine delle gazzette, della Gazzetta, ma non avevo trovato ancora. Tanto, maglietta Astana. Poi, sinceramente, non me le ricordo tutte chi è che ho trovato doppio. Poi ovviamente vedrò col tempo. Poi Astana, Gavazzi, Velasco, Jarenghi e finalmente ho trovato la figurina numero 1. Guardate, la numero 1 ve la faccio vedere, è lo stemma del Giro d'Italia. Figurina numero 1. Ah, finalmente l'ho trovato. Ho trovato la 2 anche doppia, ma quella ancora no. Poi c'è un'altra bicicletta della Mikkelton Scott. Mikkelton Scott. Clément Chevrier. Jacopo Guarnieri. Chris Hamilton. Edward Toomes e Kilian Franchini, penso che si lega visto che è svizzero, non lo so, dico la verità, non ne ho idea. Poi maglietta della Barra Emerita doppia questa sicuro perché ce l'avevo già, infatti mi ricordo che l'ho aperta forse la prima volta, la trovai dicendo appunto che era quella di Nibali, però Zardini. Esteban Chaves, questo è molto bravo, mi ricordo che fece un bel Giro d'Italia 2 anni fa quando lo vinse Nibali. Alaphilippe. Marc Soler, che non è quello che canta le canzoni italo-spagnole. E Leopold Koenig. Mira Soproska. No, se mi metto a cantare io scappate tutti dal canale e vi ritrovo in altri video. Siamo già arrivati a 7 minuti di video, ma oggettivamente ne ho ancora, guardate, ne ho ancora la catervata, non so neanche quante ne ho aperte, ho perso il conto. 16, tappa 16, Trento Rovereto. Philippe Gilbert, questo è un corridore che a me piace tantissimo. UAE, Jan Polan, Mikkelton Scott e Philippe Degnan. Mi credete che non so quanti ne ho aperte? Quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, vuol dire che ne ho aperte 10 perché sono 12 e conoscendo e siccome sono sicuro di quello che ho detto prima sono 12 sicuro. Bora, vuol dire che ne ho aperte 10 perché comunque quello è perché Félix Gilbert doppio l'ho appena trovato, non ci credo. Jérémy Roy, Alexis Luchenko, Androni Giocattoli e Bagadonas. Cominciano ad essere tante anche le carte e le figurine. Dopo cercare mettere, vedete, diventerò pistola, anche se ovviamente voi non lo vedrete. Tanto Agrigento Santa Ninfa, altra tappa. Vi ricordo, almeno vi annuncio, che in occasione dell'inizio del Giro d'Italia, che inizierà a maggio, prenderò. L'anno scorso io andai a Novi Ligure al Museo del Ciclismo, che vi consiglio a tutti. Prenderò le foto che feci là e le metterò praticamente in musica, diciamo così, e ci farò un piccolo video, ecco. Rudy Mollard, Henao, Ben King, Ben O'Connor, ovviamente tu in questa squadra se non sei un Ben non puoi correre. Team Katiuscia, e dunque, e via un'altra. Barra Emerita, dopo faccio vedervi la cartolina che non ho neanche vista io, credo sia una maglietta. Sì, è proprio una maglietta, adesso la tiro fuori subito. Ho appena trovato lo stesso il corridore, ho appena trovato Roglic della Team Lotto, quindi assolutamente. Raheem, Rudy Mollard, e c'è questo Lopez che è la quarta volta che lo sto trovando in questi, ma è allucinante, ma non è possibile.
Miguel Ángel López è un'ossessione. È un'ossessione, è incredibile. Continuo a trovarlo, è pazzesco. Intanto c'è un'altra planimetria, se riesco ad aprirla. Ancora la 16, questa è doppia sicuro, 39 Veredo, l'ho vista prima, quindi chiaramente più vai avanti più trovi doppie, credo che sia una cosa normale perché come sto ragazzo qua l'ho trovato prima, Chevier Bouvet è doppio, anche questo sono sicuro che ce l'ho davanti le doppie e in pa ecco il primo è Bouvier, quindi sono sicuro che sia doppio. Tonelli, Valerio Agnoli e Knis, anche Knis è doppio, quindi questa bustina sicuramente non positiva, però ragazzi è normale, perché più vai avanti, ripeto, più vai avanti più le doppie le trovi, questa è israeliana, maglia speciale degli Israel, doppia perché questa è la grafica è stata disegnata da un artista locale in omaggio a tutte le tappe del Giro d'Italia che si svolgeranno in Israele. Bene, l'abbiamo scoperto, visto che vi ricordo il Giro d'Italia inizia in Israele appunto. Stribiar, Sagiv, Team Educational, Nicky Terpstra e Marco Coledan. E via anche qua. Andiamo avanti. Tappa numero 4, Catania Caltagirone. Questo sono sicuro che mi mancava perché sotto il 3, sotto il 5 non avevo trovato niente ancora. Oh, la tappa preferita dei miei amici nerazzurri. Beersheba! Doppia Beersheba perché ce l'ho già, ma fa niente, va bene. Poi proprio questo weekend trovare Beersheba. Tra l'altro avete visto, c'ho la maglia degli Anaheim. Van der Sand, che non era il portiere della BMC. Rivera e Dyer Quintana, occhio a questo qua che ragazzi questo è forte, non finiscono più ragazzi veramente, cioè veramente oggi è una cosa. Israel Cycling Academy ce l'ho doppia questa sicuro, fa niente. Marco Frapporti, Robert Power, che poi io sono Loforte, questo è, io sono Roberto Loforte, questo è Robert, praticamente potenza, ci avviciniamo. Guardini, Pedersen e poi la gazzetta, titolo Gazzetta su Eddy Merckx, vedete? Questa frusta di Merckx, che credo che sia stato probabilmente il più forte, non ho la certezza perché non si sa mai, però quello che ha vinto Merckx oggettivamente. Ritrovo Team Lotto, l'ho trovata prima, quindi doppia perché qua, mannaggia la pupazza qua. Morabito, Clément, Enger, Diego Rosa fuori rosa, siamo lì. E poi Van Rensbroek. Io spero di azzeccare le pronunce, perché cazzarola, le pronunce sono io di figlio, faccio la difficoltà pure con i calciatori. Sono i calciatori, hai tanto tappa numero 20, Susa Cervinia, questa è una bella tappa perché guardate che ce ne hai di salite, non è proprio una tappa semplice. Ok, allora, Simone Andretta, Matteo Busato, Jos van Hemdem, Niccolò Bonifazio, Eros Capecchi. E dai, ci siamo quasi, ne mancano tre. Poi dopo io comincerò il lavoro, la telecamera spenta, il lavoro più importante. Prima tappa, Gerusalemme, questo sono sicuro che mi manca perché sai che stavolta li dividerò per squadre e poi man mano che passa la squadra, perché sennò non finisco più. Van Esbroek, Gujar, De Mar, Praia Amare, Bennett. E andiamo avanti. Team Dimension Data, tantissime magliette in queste cartoline.
Bonifazio l'ho appena trovato, mi mancava ma l'ho appena trovato. Pedersen, BMC, è incredibile perché sembrano veramente fatte, sembra la stessa bustina di prima, Groupama e Rickenbacker, perfetto. E adesso andiamo avanti. Ultima bustina ragazzi. C'è anche una BMC intanto come bicicletta. C'è già qualcosa di speciale, una tappa, qualcosa credo. No, ah, che bello! È metà trofeo senza fine. Tra l'altro, chi conosce il Giro d'Italia, il trofeo è bellissimo. Questa è mezzo trofeo, quindi dovrò cercare di trovare Giovanni Visconti, ex campione d'Italia, tra l'altro, è velocista abbastanza importante. Tony Martin, questo non è, assolutamente non è male. Domen Novak e praticamente mezza squadra della Barra Immerida. Sono contento di aver trovato anche mezzo trofeo senza fine, perché comunque è un trofeo che a me piace tantissimo. Bene, ragazzi, abbiamo aperto tutte le figurine, quindi adesso io mi cerco bene del mio album, le attaccherò anche, metterò le cartoline nel loro apposito contenitore e vediamo quante doppie troviamo e quante figurine ci mancano. Penso che me ne mancheranno tante, però sapete che so di averne trovate anche tante doppie, quindi staremo a vedere. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!